Good morning, buongiorno. Pronti per la session? Allora, io voglio vedere un secondo. Sempre un grande mistero per me chi abbiamo qua con noi. Sono contento comunque che ci siete qua. So it's always a big mystery who's watching this morning. Because I probably don't know how this thing works. Probabilmente perché non ho capito come funziona bene questa qua ancora dopo mesi e mesi e mesi e mesi e mesi, after months and months and months and months and months. Sono molto contento, un po' rallentato, il Playfulness Festival è andato molto bene, abbiamo fatto delle conversazioni molto importanti su questo tema e a breve saranno pronte le registrazioni. So I'm very happy about how the Playfulness Festival went. We had some really amazing conversations and talks and play sessions and just really connecting with other playful people and understanding a language that perhaps everybody else can understand too. Quindi cioè per cercare un linguaggio che possono capire anche gli altri. Vi racconto questo e poi andiamo alla pratica. Una sessione con un mio amico Pete ha raccontato, cioè ha preso un progetto per portare la giocosità in spazi pubblici, no? Cioè integrarlo di più nel tessuto urbano, non solo un pezzetto di terra da parte con qualche gioco per bambini, però metterlo dentro. Quindi ha dovuto incontrare anche con molte persone che si occupano della pianificazione della città, questo e quell'altra. E lui, nel suo modo giocoso, invitava poi le persone a progettare una città dove il gioco non era possibile, no? Dove non si poteva giocare. E quindi uno inizia a scrivere: ah, magari facciamo tante strade super trafficati e pensare magari più zone un po' buie e quindi uno si rende conto e fa così, perché poi quando la fai in questo modo ti rendi conto fisicamente cosa stai creando, che in realtà hai creato dei luoghi che sono assolutamente non disposti all'interazione, al gioco. E quindi la prossima domanda che lui ha fatto con questi qua, ma con tanti, ha preso un bando, un progettone enorme. I'll translate this into English in a second. Il prossimo passo è: in questi luoghi così privi di gioco, di interazione, di sosta, dove uno si sente sicuro così, che cittadini produciamo? E poi si sono resi conto dell'importanza allora dei spazi dove uno si può giocare. Perché creiamo cittadini pieni di paura, pieni di ansie, tutta una lista di cose che potete immaginare, insicuri. Quindi molto interessante questa, molto 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 interessante. Ce n'è di più. So I was just saying very briefly, there was one talk with my friend Pete. And he won like a big project to bring playful spaces into towns and cities, and so they had to have meetings with planners. So the first thing they would do with these planners is after like some sort of games, he would get them to write down all the things that they could do to build a city that had no play, that where play was basically or not allowed or just. And so these people, he started projecting, designing cities with lots of cement, lots of busy roads, lots of dark alleys, and so they realized that that's actually what they'd been doing. They'd been building cities with no play. And then the next question was: in these cities that we built with no play, what sort of citizens will come out of this? You know, so. Scared, nervous, intolerant,
the list goes on, and we can think about this and do this ourselves, obviously. But it was very interesting how he brought this language to the people. Spero che questo vi era interessante sentire questo. Cioè, poi abbiamo parlato veramente di molte, 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 molte altre cose. So we really talked about a lot of other things. And today's another day. Oggi è già un nuovo giorno e siamo qui. Già mi sta ritornando l'energia. Already my energy is coming back to me. Yesterday, at the end of the day, I was a bit like this. Ieri alla fine della giornata era un po' così. Ma oggi già tutta la grande. Allora, il tema d'oggi è unire le parti. La parte progi. Abbiamo fatto diverse volte questo coso qua, la parte destra e sinistra. Possiamo anche fare sopra e sotto, dietro avanti, progi, solo destra e sinistra. So today we're going to concentrate just on uniting left and right parts of our bodies. And we should also do up and down and forwards and backwards, but we're just going to do left and right side now. So let's sit on our chair, or you can probably sit on the floor if you like to. And so we're just going to use our hand just to touch the right side of our body. Tocchiamo con la mano destra tutto il lato destro del corpo. Cioè non si può toccare da solo, quindi l'altra mano tocca questa. Quindi, anzi, con tutte e due le mani, with both hands, we're going to touch the whole of one side of the body. Like as if they imagine a line in the middle. Immaginate una linea al centro. Solo questo lato qui, anche un po' dietro. Anche un po' al lato della faccia, testa, così. Benissimo. Sentiamo già che è molto più presente questo lato del corpo. So feel already how this side of the body is already much more present. We can feel it much more awake. E facciamo l'altra parte, ok? So we're going to do the other side now. Just touching it. Touching the body, solo toccandolo, anche la testa un po', questa è in linea immaginaria, si immagina in line in the middle. Ok, so now this side, we can feel this side also a bit more awake, and also this side. So already there is a communication between the two. So già c'è una comunicazione tra le due parti, però dobbiamo andare avanti di questa cosa qua, we have to go much further forward on this this concept of uniting the two parts. Le due parti del corpo si corrispondono poi alle due emisferi del cervello. La parte destra corrisponde all'emisfero sinistro e il lato sinistro corrisponde al lato destro. So the right side of our body corresponds to the left side of our brain, and the left side of our body corresponds to the right side of our brain. So this is what we're interested in, is our brain fusing, no? Because the right, we're very, very much so right brain dominated in our society generally. Right brain dominated means that we count everything, we feel separate from the world, we're all into doing and actions. And the left, no, I said it wrong, sorry, okay, confused. So that's the left side of the brain is all of this. We are very left-brained. So the right side of the brain, which gets to the left side of the body, is this more artistic, more listening, inserting into the atmosphere, the place where we are, the ambience, integrating, and a bit more like being rather than doing. So when we're working on integrating our body, we're also integrating this aspect. Quando integriamo il corpo così, integriamo anche la mente in questa maniera così. Allora, facciamo così. Guardiamo la mano destra. So we're just going to look at our right hand for a moment. Just move it very gently. Muoviamolo dolcemente. E poi anche la mano sinistra. Also the left hand, move it very gently. Feel how different it is. C'è un'altra sensazione nella mano sinistra che la destra. E poi lì iniziamo
avvicinarli tra di loro. We're going to close, bring them close together. So we're bringing, already this is like the first thing, left and right together. So touch the little fingers, middle ring fingers, anulari, medi, middle fingers, index, indice, pollici, and then close the hands together. Open them again. Questo è il segno che si usa per pregare in tutto il mondo. This is like a universal praying symbol. And what it is though, it's also our breath. It's I am now a whole, I am whole. So when we make any wishes or thoughts, we are coming from a more wholesome place. Siamo più integri con le mani unite così, con questo lavoro così. E qualsiasi preghiera, desiderio, viene da un punto, da un posto molto più integro da tutto il nostro essere, quindi è più potente. Però è una mudra, innanzitutto, questo. Poi a qui al cuore, e il cervello unisce al cuore. So when it's at the heart, it's our brain connecting together, connecting our mental with our emotional. So this is another level, but we've talked about this already, but we'll go on again. Abbiamo parlato già di questo, però lo continuiamo un'altra volta. Continuiamo con la pratica, perché oggi mi ha preso così un po' a parlare. Allora, facciamo solo un braccio così, facciamo una gamba in avanti, e l'altra teniamo la sedia e un po' indietro così. So we're going to hold onto our chair, one leg forward, straight forward on the ground. And the other arm a little bit further back. And this is just imaginary exercise now. So we're just going to imagine. Just going to imagine like some sort of like crazy martial art move. Where the energy goes up our leg and up to our hand. When we breathe in and when we breathe out it goes down again. Immaginiamo qualche mossa di arti marziali incredibile. Dove l'energia passa dal piede alla mano quando inspiriamo e quando espiriamo passa giù. Teniamo la sedia così siamo un pochettino indietro, qualche volta. Solo anche se non sentiamo niente, lo immaginiamo. Even if we don't really feel anything, we're just going to imagine this going on, okay? Quando inspiro vado al piede alla mano, quando espiro dalla mano al piede. Benissimo! So that's cool. The other side. L'altro lato. Prendiamo, poggiamo la mano qua. So when we breathe in from the foot to the hand. And we breathe out, hand to the foot. Inspirare dal piede alla mano. Espirare dalla mano al piede. E tornare profonda queste cose ci stanno preparando il cervello These things are preparing the brain so if they seem a bit odd just stick with it you will see why towards the end Se queste cose preparano il cervello, se sembrano un po' strane, rimaniamoci che si capirà meglio verso la fine cosa stiamo facendo. Allora, apriamo le gambe un po', open our legs a little bit, do this position. E inspiriamo dal piede sempre fino alla mano
e espirare dalla mano fino al piede. So we're going to breathe in again, imagining from the foot all the way up to the hand, and then we're going to breathe out, imagining all the way from the foot, hand all the way down to the foot again. I'm going to sneeze. Yeah. Quando facciamo una pratica normale, l'invito è comunque di sentire tutto quanto il corpo. Qui è un'esplorazione particolare e quindi l'invito è solo di sentire questo lato qui. So, when we do a practice, other sort of practices, the invitation is always to feel both sides, not just the one that's being stretched, but also this one here. But today we're doing a specific exploration, so we're going to stay on one side and then we will unite them afterwards. So, cool. Inspirare dal piede alla mano. Espirare dal... Immaginare, immaginare la mano al piede. Okay, come back. And on the other side, sull'altro lato, inspirare dal piede alla mano e dalla mano al piede. Piano tornare, very gently come back again, slowly. Particolare, no? It's very special, this kind of work. I don't know if you can feel how the work body is becoming much more present now. Come sentire come il corpo sta diventando molto più presente ora. Bene, allora facciamo una prima unione. Like a first unification, so put our feet together and our legs together, and we're just going to put our hands together and squash our ears with our elbows. Le mani sono su, le mani sono così. E possiamo fare questa stessa pratica, che è inspirare dai piedi e poi espirare dalle mani ai piedi. Benissimo, profonda. E andiamo giù. So we're going to go down now and just relax. Non pensiamo a niente, perché sennò è troppo per la testa. So we're just not going to think about anything. We're just going to go down and just breathe deeply and slowly. Respiriamo profondamente lungo e lento. Rilassare la testa, spalle. So relaxing the head and the shoulders. Piano piano su.
volte la testa gira un po', sometimes the head is a bit dizzy, let's just take our time. Di nuovo unire le mani, you knot the hands again together, so let's do it very gently. Mignoli, little fingers, ring fingers, anulari, medi, index fingers, pollici. Chiudiamo gli occhi un secondo, sentire questa connessione, feeling this connection. Ok, great. Benissimo. Allora, ora incrociamo addirittura. So, right leg over left leg. O così, oppure se riuscite mettete il piede dietro. So, either like this, this is fine already, just the leg crossed over. Or if you can, sort of tuck the foot behind. But this is perhaps a bit more advanced. Se la gamba destra è su, il braccio sinistro è su, ecco, così. Quindi è un'aquila seduta, it's a sitting eagle, either like this, or even like this, ok? Scegliete voi, io faccio così, fate così o così. So you either do like this, or like this, or like this. And breathe, respirare occhi chiusi, close your eyes and breathe. Piano, tornare. Change, cambiare. La gamba che sta su, il braccio che sta, il braccio opposto che sta su. So, whatever leg is up there, the other side. My left leg is up, then my right arm is on top. It's up also. Like this or like this. E respirare. E tornare piano piano. Profonda. Queste sono pratiche difficili per la testa, però sono molto efficaci. These are practices that are perhaps a little bit difficult for the concentration, but they're really important to go on like a next level, per andare a un altro livello. Alziamoci in piedi. So let's stand up now. Respirare, so breathing away. So obviously here, feeling much more this side, the standing side. So qui sentiamo di più il lato con la gamba che sta a terra.
sentiamoci solo giusto in piedi, no, con le braccia lungo. So just gonna feel how it's standing now, perhaps legs slightly bent, forse le gambe leggermente piegate, spalle rilassate, testa su, mani penzoloni, so shoulders relaxed, the head is goes up and the hands are just hanging there. Se ci sentiamo sicuri, chiudiamo gli occhi, if not, hold on to the chair. If you don't feel safe here, then hold on to the chair. Se non ci sentiamo sicuri, teniamo la sedia, se no lasciamo la mano giù così. Benissimo, piano piano seduti, tutto molto calmo oggi, tutto molto lento, So doing everything with calm and easily, nothing too strenuous, just a little bit for the mind perhaps. So now, proviamo questa posizione qui, mettiamo la mano a contatto con la pianta del piede a posto. So we now just going to put our hand, connect our hand with our opposite foot now. E respiriamo un secondo. So just gonna breathe. Sentite che il respiro diventa più agevole. Feeling that the breathing has become much more easy. Piano piano cambio, it's very delicately changing. Se vede le scarpe è difficile così. If you've got shoes on, it's pretty difficult to do this one. I hope you've taken them off. Spero che le avete tolte. Anche con i calzini va bene questo contatto. So with socks this also works. If it's skin and skin, even better. Entrare in ascolto. So we're just listening to the effects, listening to the feeling, listening to how pleasurable it is to have a hand on a foot. Sentire come piacevole tenere la mano, che ci sviluppa un po' di calore tra la mano e il piede. Benissimo, facciamo un giro veloce di tutte le articolazioni. I'm just going to do a
quick go of all of our articulations at the same time, all our joints at the same time. So they're connecting to each other. Sono connessi attraverso il movimento, I polsi. Change. Elbows, gomiti. Change. Shoulders. Change. Mettiamoci le mani sotto le cosce, alzare le gambe, piedi insieme. So just putting our hands under our legs and lifting up our legs and just twisting our ankles and the other way. Piccoli cerchi con I piedi. Small circles with the feet, the other way. The hip one is difficult, we do one at a time. L'anca è difficile, facciamo uno alla volta. Cambio. Si può fare anche così, ma temo che caschiamo dalla sedia. Ok, we could do both legs at the same time, but yeah, I'm not going to risk it. Would you? Okay, so there you go. Tutto il busto, whole of our trunk. The other way. Okay. Unire di nuovo. Piedi così, mani così. Lungo, corpo lungo, alto, so our body is really tall now. Qualche respiro così, just a few breaths here like this. Piano giù le mani, una torsione delicata, just a very gentle twist, respirare, breathing, piano tornare, l'altro lato. Inspirare su, espirare giù. In su, breathing in up, breathing out down. In, out. In, espirare e rimaniamo giù un paio di minuti. So we're just going to breathe out and just stay down for a few minutes. Not for a few minutes, for a few breaths. Alcune respirazioni.
Andare. Profonda. Chiudiamo gli occhi un secondo, sentire tutto il corpo come un'unità insieme. So just close your eyes just for a minute or so, just feeling the whole body united, one left and right, centered, much more centered. So we're feeling both sides at the same time, sentiamo entrambi i lati allo stesso tempo, uniti al centro. Bene, piano piano apriamo gli occhi, slowly opening our eyes again. Hey, what you doing, Cali? Eat my feet. Aia! Bene, allora, per portare avanti questo discorso così, forse è buono anche studiare un po' le caratteristiche del cervello sinistro e del cervello destro. So to take this a little bit further, perhaps it would be good to look into a little bit about the characteristics of our left and right brain. Quindi se qualcuno vuole, l'invito è lì di leggere qualcosa. So that's the invitation. If anyone wants to have a look and find out more about your left and your right brain, and it's fascinating, you know, we really are a right-brained society. Forget about our body and forget about the other side of our brain. So if we take yoga as being integration, se prendiamo lo yoga come integrazione, allora iniziamo a capirlo l'importanza anche del cervello per unire tutto. So we start to see the importance of the brain to integrate the whole, to become whole people, no? Whole and not pieces of people, e non pezzi. Vabbè. Allora, finisco qui. Mi piace sempre sentire come è andata la sessione, anzi trovo che è importante che magari mi scrivete anche, anche un messaggio se volete. I think it's important that you let me know how the session's gone, so you can even write me a message so I can calibrate. Così posso calibrare e sento dove siamo. Bene. Buona giornata a tutti e grazie. So have an amazing day everybody and see you next time.